Benvenuti ad una nuova edizione delle Tap News. Scontro tra tornado, trovati i corpi di due piloti. Renzi in Iraq, l'Europa deve essere qui ora. Gaza salta la tregua, l'Egitto chiede di tornare a negoziare. Sono stati ritrovati i corpi di due dei quattro piloti dell'aeronautica dispersi ieri dopo lo scontro in volo di due tornado nei pressi di Ascoli Piceno. Sembra che i resti fossero nella fusoliera di uno dei due caccia. Escludiamo che i piloti dispersi siano ancora vivi, ha dichiarato un ufficiale dei carabinieri. L'Europa in questi giorni deve essere qui, altrimenti non è Europa, perché chi pensa che la UE volti le spalle davanti ai massacri, impegnata solo a pensare allo spread, o sbaglia previsione o sbaglia semestre. Lo ha detto il presidente Matteo Renzi oggi a Baghdad per una visita lampo in Iraq, dopo aver incontrato il premier uscente iracheno al-Maliki. Nel pomeriggio Renzi si sposterà ad Erbil, dove visiterà anche un campo profughi. Proseguono con insistenza i lanci di razzi da Gaza verso il sud di Israele. Finora, secondo la radio militare, sono stati sparati circa 30 razzi. L'Egitto ha intanto rivolto un appello a israeliani e palestinesi affinché entrambi tornino al tavolo negoziale mediato dal Cairo nei giorni scorsi e ha espresso profondo rammarico per la rottura della tregua nella striscia di Gaza. Non si placa la tensione a Ferguson, nel Missouri, dove lo scorso 9 agosto un agente della polizia ha ucciso il 18enne afroamericano disarmato Michael Brown. Nella notte sono state arrestate 47 persone e sono state sequestrate 3 pistole cariche. La tensione rimane alta anche dopo l'uccisione da parte della polizia di un altro afroamericano a St. Louis, ma le proteste al momento sono pacifiche. I giocatori del San Lorenzo, la squadra del cuore di Papa Bergoglio, hanno suggellato il loro trionfo calcistico con una visita in Vaticano. Stamattina una delegazione della squadra, campione del Sud America, è stata accolta da Papa Francesco nel corso dell'udienza generale in Aula Nervi. La squadra del Papa ha conquistato nei giorni scorsi e per la prima volta la Coppa Libertadores, una sorta di Champions League sudamericana. È morto a 95 anni nella città di Pune, nell'ovest dell'India, il guru indiano dello yoga Iyengar. Ricoverato in ospedale la settimana scorsa, è deceduto a causa di un'insufficienza renale. Iyengar aveva iniziato la sua attività di maestro yoga nel 1973 e aveva sviluppato una pratica unica di questa disciplina. Migliaia di discepoli hanno poi diffuso i suoi insegnamenti in tutto il mondo e oggi la disciplina è insegnata in più di 70 paesi. Johnny Depp e Kevin Smith insieme in un film d'azione e avventura. Niente di insolito se non fosse per la doppia presenza della figlia dell'attore e del regista, ovvero Lily Rose Depp e Harley Quinn Smith. La storia si impernia su due quindicenni appassionati di yoga e alle prese con un'antica entità mostruosa. Ad aiutarle sarà ovviamente Papa Depp. La pellicola entrerà in produzione questa settimana.